Vittorio Piani, che sicuramente poteva essere certamente un MVP di questa partita, hai giocato benissimo, non è bastato. Grazie. Sì, non è bastato, ma sono comunque fiera della mia squadra, perché abbiamo lottato fino in fondo, loro ovviamente sono superiori fisicamente, ma noi siamo rimaste lì e infatti il punteggio ha fatto vedere che abbiamo fatto una bella partita comunque. Quanti punti adesso tra Roma e Monza per provare a salvarsi? Tanti, saranno tanti, non lo so sinceramente, ma dobbiamo dare il massimo perché non vogliamo retrocedere e vogliamo rimanere lì. Giustamente, prego Giulia. Un'ottima tua prestazione, come ha detto Marco. Qual è lo spirito adesso con cui andrete ad affrontare soprattutto una partita come quella contro Roma? Beh, sicuramente aggressivo fin dall'inizio perché sappiamo che sono alla nostra portata, quindi dobbiamo partire fin da subito con tutta la rabbia che abbiamo perché ci servono quei punti. Grazie, allora, Vittoria, in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Aspettiamo anche Sofia Dodorico, avremo da lei un commento per quanto riguarda invece la prestazione di una Novara non particolarmente brillante. Prego Sofia, ex, l'abbiamo ricordato di questa partita, un bel ritorno a Trento, anche sì. Se l'anno scorso decisamente la tua squadra era diventata un po' la rivelazione del campionato, sì. Quest'anno invece più problemi dalla parte opposta della rete, dove ti trovi tu? Devo dire che comunque stasera si sono fatte valere, sono state brave, ci hanno dato filo da torcere. Poi è sempre bello tornare a Trento, ho passato tante belle avventure qua, sono cresciuta tanto come persona, come atleta, quindi è sempre bello tornare qui. Loro brave, voi un po' svagate però. Sì, decisamente, poco lucide, precise, in tantissime situazioni in cui dovevamo fare sicuramente meglio. L'avete presa un po' sotto gamba, no. Forse inconsciamente? No, assolutamente. Un po' di turnover, un po' di... Cioè si possono trovare 50.000 scuse, non ce ne sono, dovevamo spingere e basta, però sicuramente non l'abbiamo presa sotto gamba, anzi ci ha fermato un po' di gente a Trento, ci ha chiesto ma ci lasciate un punticino così, ci serve un punticino. E ci avete pensato un po' su. A più di qualcuno ha risposto che la partita parte da 0-0, quindi non è che è facile o la prendiamo sotto gamba. Ma quindi assolutamente no, quello no. Pochi match ora per restare in vetta da capolista. Mm-hmm. Sì, abbiamo adesso dei match, ricominciamo a giocare ogni 3 giorni, dei match importanti, noi vogliamo mantenere assolutamente la nostra posizione e quindi torniamo in palestra per lavorare al massimo e darcela tutta. In bocca al lupo allora. Grazie Sofia. Grazie. Allora,